Ciao a tutti amici, oggi vi spiego come fare soldi col vostro sito web. Come forse aumentare soldi. Però questo non è esattamente correlato, indirizzato ai blog e alle persone che mettono i banner. Questo più che altro è, almeno nel meeting, Search Engine Optimization Meeting che sono andato ieri sera, parlavano più che altro come incrementare il converting rate. Che converting rate o conversion rate, non so come viene tradotto in Italia. Comunque è quando te riesci a trasformare un visitatore in un potenziale cliente facendogli comprare qualcosa, no? E un'altra parola importante da dire subito è il bounce rate. Non so se il vostro sito avete installato Google Analytics, ma se guardate Google Analytics, e non so neanche se c'è in versione italiana Google Analytics, comunque se lo controllate, lo guardate, vi darà sto bounce rate. Bounce rate vuol dire la percentuale delle persone che arriva sul vostro sito perché magari l'ha trovato su qualche link e poi lo chiude subito, oppure non naviga, non ci sta sopra un po'. Quindi se è molto alto vuol dire che il vostro sito fa cagare. Perché la gente arriva a prima pagina, poi chiude, basta, e se ne va. Quindi bounce rate importante, conversion rate importantissimo. E anche Google Analytics si possono settare dei goals per incanalare le persone in questi goals e poi vedere, fare degli esperimenti per vedere come viene meglio per trasformare le persone in possibili clienti compranti, ovviamente. Poi un'altra cosa che ho scoperto proprio dal meeting, che non conoscevo, è un servizio abbastanza nuovo di Google, si chiama Google Website Optimizer, che praticamente è proprio un servizio per testare vari tipi di impaginazioni per vedere quale funziona meglio per vendere un prodotto, no? Quindi mettendo dei JavaScript e mettendo un po' di codice, ma facile, in 5 minuti si fa praticamente una pagina. Mettiamo che è una pagina che vendete, che so, una Lamborghini, no? Tutti hanno una pagina dove vendono Lamborghini. Va bene, e potete mettere sopra magari un certo tipo di carattere e testo, poi sotto il bottone gigante, il bottone piccolo. Mettendo un po' di JavaScript, automaticamente Google poi vi fa vedere le statistiche e vi dirà: questa pagina funziona meglio delle altre, quindi voi sapete. È una cosa un po' così, insomma. Ma comunque qui c'ho c'ho le annotazioni che ho preso. Questo adesso ci guarderò, va bene. Poi dopo spiegavano altri trucchetti per aumentare questa conversione. E allora è stato dimostrato in recenti studi che domandona a voi. Secondo voi qual è il prodotto che vende di più? Quello che vi dà 30 giorni per riconsegnare il prodotto. Senza con soldi indietro, così, no? 60 giorni o un anno? E la risposta giusta è un anno. La compagnia che vi dice 365 giorni lo potete provare e se non vi piace ve le rimandiamo i soldi indietro. La percentuale di vendite è più alta. E voi direte: se una stronzata, uno mi prova il mio gioco un anno e poi me lo riporta. Beh, sì, no, il trucco è che se uno ti compra una cosa, se la tiene un anno, alla fine si dimentica dove l'ha comprata e non te lo riporta più indietro. Poi addirittura alcuni spesso in questi call 365 giorni, però non lo puoi restituire se non sono passati 365 giorni. Quindi se mettiamo dopo 6 mesi dici fa schifo, però voglio restituire, non lo vuoi, devi aspettare 365 giorni. Però in realtà questo ti fa comprare
meglio degli altri. Io sinceramente non ho mai visto Superman sotto 5 giorni, però recenti studi lo hanno dimostrato. Scienziati della University of California hanno fatto degli studi sui topi e i topi, avendo questa clausola di 365 giorni, mangiano più formaggio dei topi che hanno solo... Bye! Poi un'altra cosa che fa vendere un prodotto più degli altri è avere... Questa cosa infatti non l'ho fatta e la farò subito! Spero, vabbè, non è che ho fatto molte cose. Va bene, mettere dei testimonial... Testimonial, come si traduce in inglese, in italiano? Testimonial sono quelle parole di ringraziamento. Poi sono dei blocchi di testo che un cliente vi ha mandato ed è dicendo: oh, è bellissimo sto sito, prodotto fantastico. Poi sotto loro c'è la firma, no? E si chiama testimonial. Si dice anche in Italia testimonial, ma io in Italia è più quando c'è l'attore che sta lì e dice... Allora, testimonial sono importantissimi, perché se uno viene sul vostro sito, che avete un sito che vende cazzate, e a destra in ogni pagina o quasi tutte le pagine c'è un testimone che dice: oh, è bellissimo sto prodotto, l'ho comprato 10 stelline, oppure spesso anche prodotti famosi dicono: il New York Times ha detto prodotto fantastico. Poi anche Amazon, eBay si basa i feedback, tutto feedback. Infatti quando si va su Amazon comprate il prodotto che c'ha 5 stelline di 5 persone o il prodotto che ha 4 stelline di 2 miliardi di persone. Io ovviamente compro, dipende, però comprerei quello con più stelline e più persone. Che c'è sempre uno sminchiolato che vi dà un coso negativo. Colpa della posta, no? È colpa tua, ti mette un coso negativo, no? Quindi testimoni importanti. Però la cosa importante è di mettere il testimonial proprio vicino dove c'è il bottone compra. Oppure c'è il prodotto a sinistra, sotto c'è scritto compra, e lì a destra c'è il testimonial, no? Perché se così spingete più la persona a comprare quel prodotto leggendo il testimonial che è proprio lì, no? Oppure anche sulla pagina dei contatti, no? Nel mio caso, nel caso di dove lavoro, il sito, non è che vendiamo niente. Vendiamo sì dei servizi, però non c'è il bottone compra. Allora il nostro goal, che adesso devo settare in Google Analytics, che non l'ho ancora fatto, è di mandare alla pagina dei contatti e spingerli a scriverci, no? Questo è il goal. Allora, giusto lì, tac, un bel testimonial. Uno dei migliori testimonial, mettiamo. Mettiamo il testimonial, quello di Steve Jobs, che ci ha detto: oh, è fantastico, grazie del sito, abbiamo adesso un sito molto bello. Ecco. Poi, vabbè, quando uno compra, sotto lì ci dovrebbe essere anche delle cose per rassicurare le persone sulla sicurezza dell'acquisto. Mettete il lucchetto, mettete PayPal, stronzate del genere. Poi, in Italia, tipo, ci saranno anche lì delle associazioni di tipo 3 stelle, BBB, AAA, non lo so, giusto per dare più sicurezza al futuro acquirente. Poi avere un numero verde è meglio di non avere un numero verde, perché un numero verde innanzitutto la persona dice: oh, ma se questi hanno un numero verde vuol dire che sono importanti. E secondariamente economico, va bene, lo so che i vostri numeri verdi non sono economici, cioè vabbè, ci sono anche i numeri verdi gratis, però i numeri verdi che ci sono in Italia spesso sono 17744, che devi spendere 250, non so, euro all'ora, non lo so. Compagnie telefoniche, guarda, ci dovrebbe essere una legge. Compagnia telefonica ti vende un cellulare, poi se hai problemi devi spendere i soldi al numero verde, quindi mi sto sulle palle. Io infatti faccio solo con AT&T, che AT&T è brava. Allora per il momento è tutto per questa puntata, ne farò un'altra.